tamburi sono come parole girano da teste fuori non incestrati. Amadolate creano armonia, canto d'arcegno, musica, poesia. Suonano la pace, cantano la guerra, battono al tempo di chi vive e chi muore. I tamburi sono come le parole. Ad ogni corpo un cerchio che accarezza le onde, sfiorando il cielo, si sparge nell'aria. Si muove l'anima, vibrano le gambe, sorride il cuore. Bentrovati già a tutti, oggi siamo a Benestare, un posto di collina sopra, tra l'altro sopra il mio paese, sopra Bovalino. Un paese che conosco bene, ho suonato tantissime volte. Oggi però è una chiave diversa. Abbiamo anche il cane che abbaia. Oggi in una chiave diversa mi racconto la storia di Paolo Sofia, divisa in tre decenni, quindi gli anni 90, 2000, dal 2000 al 2016, quindi ho diviso in queste tre fasi. Perché questo? Perché in questi tre decenni ho avuto delle situazioni interessanti da raccontare, viste adesso, all'epoca quando le vivevo non me ne rendevo conto di quello che stavo vivendo. E quindi oggi lo spettacolo racconta questo percorso artistico con delle canzoni, tra l'altro, che oggi faccio per la prima volta con questa formazione, una canzone che ho scritto per il teatro, per la storia di Slavoslavic, un testo di Gaetano Ruffo. Gaetano Ruffo era un giovane avvocato di Bovalino che alla fine dell'Ottocento, per l'esattezza 1847, insieme a altri quattro giovani, tentò di unificare l'Italia, quindi un bel po' di anni prima, appunto Gaetano Ruffo fa parte dei Cinque Martiri di Gerace. E ho musicato una canzone sua, un testo suo, una sua poesia, per lo spettacolo di Slavoj Slavik di La Cava. I tamburi sono come parole, girano da testa fuori intestrati. I tamburi sono come parole, girano da testa fuori intestrati. I tamburi sono come parole, girano da testa fuori intestrati. I tamburi sono come parole, girano da testa fuori intestrati. Questa rassegna, che si chiama Benestare Teatro, una rassegna voluta dall'amministrazione comunale di Benestare, che è composta da giovani, penso per quanto riguarda la Locride, una delle amministrazioni più giovani nel senso non solo anagrafico, ma anche culturale del termine. E questa rassegna ha ospitato, questa è l'ultima sera con Paolo Sofia, ha ospitato quattro gruppi della Locride. Voleva essere una vetrina di gruppi che da molti anni operano nel nostro territorio. E naturalmente non è esaustiva, nel senso è una prima vetrina, speriamo di continuarla anche in inverno, perché qui a Benestare sarà aperto un teatro, per il momento si chiama Teatro della Chiesa Nuova, perché è un teatro che nasce all'interno di una chiesa sconsacrata e che sarà proprio aperto da ottobre in poi. Paolo, anche se diciamo il suo spettacolo è uno spettacolo di natura musicale, naturalmente Paolo è legato alla canzone, però l'abbiamo voluto proprio
perché la storia di Paolo si è intrecciata più volte con il teatro. Io ricordo che il primo lavoro dei Quarta Aumentata, proprio la prima incisione che hanno fatto, è un'incisione che riguardava delle canzoni che erano state composte la maggior parte da Pino Mandorea e da Peppe Platini per quanto riguarda le musiche, erano state composte per il teatro, quindi proprio all'origine, possiamo dire proprio all'origine dell'incontro tra me e Paolo c'è il teatro. E guarda caso, in questi ultimi 5 anni Paolo ha approdato proprio al teatro con 2 spettacoli teatrali molto interessanti. Quindi questa sera noi, a conclusione di questa rassegna teatrale, abbiamo chiesto a Paolo di raccontarsi attraverso le sue canzoni. Io personalmente, come direzione artistica della rassegna, gli ho detto: Paolo, dilungati tranquillamente sulla presentazione, sulla cornice narrativa delle tue canzoni, presentale, parlane, magari ci sarà anche qualche mio intervento nel corso della serata, in maniera tale che le canzoni abbiano un filo non solamente, diciamo, sonoro o canoro, che è il filo fondamentale più importante, ma che abbiano un filo anche riguardante proprio le storie, come sono nate queste canzoni, in quale contesto, sono state scritte, sono state cantate. Ecco, e quindi l'idea proprio di dargli una impostazione, una cucitura che sia musicale e teatrale insieme. Ad ascoltar la musica di un'auto che va. Salvatore Gullace alla chitarra, Dario Zema alle percussioni. Ti farò anche delle cose nuove rispetto al solito, e la cosa mi interessa tanto. E niente, poi alla fine chiuderò con lo spettacolo che andremo a fare prossimamente, lo spettacolo del Navigante del 3000, che è il mio nuovo e ultimo progetto, che è la storia di questo personaggio che viaggia nel tempo per esorcizzare un virus particolare, che vi racconteremo poi nei nostri video che metteremo sul sito a vostra disposizione. Grazie e seguiteci, ciao.